Mate 20 X5G, il primo telefono ad arrivare in Italia di Huawei, casa Huawei, con il 5G, un telefono piuttosto importante per la casa cinese perché segna, no, un nuovo inizio nei prossimi modelli top di gamma, si spera, che presenteranno. Il telefono, la prima cosa che salta all'occhio però è lo schermo, parliamo di un 7.2 pollici OLED di Full HD Plus. Data le dimensioni, 7.2 pollici sono veramente tanti, io sto faticando a tenerlo con una mano sola, in più sono un ambiente abbastanza piccolo, questo tavolino è piccolo e non ci sono modelli senza l'antitaccheggio, quindi è impossibile da gestirlo bene. Però quanto, la prima cosa che uno si chiede, un po' ferratino su queste cose, è Full HD Plus, quindi i DPI, i pixel si vedono? No, fondamentalmente i pixel non si vedono, però siamo veramente al limite, siamo a 346 ppi, non troppo sopra il minimo indispensabile per non riuscire a vedere i pixel. Comunque lo schermo mi sembra di buona fattura, la luminosità mi sembra buona, però questo si vedrà poi nella recensione all'aperto magari. Ecco, tolta la questione schermo, il design del telefono molto carino, qui abbiamo molto classico Huawei in realtà, qui abbiamo la fotocamera frontale a goccia, 24 megapixel f2, poi il resto è praticamente un Mate normale, tra virgolette. Qui in alto abbiamo le tre fotocamere con ottica Leica e il flash, abbiamo la 40 megapixel f1.8, la 20 megapixel f2.2 e la 8 megapixel f2.4. In più tutto stabilizzato e dovrebbe essere il classico fotocamera normale, grandangolare e teleobiettivo. Cosa muove tutto ciò? E la questione 5G, allora intanto andiamo a vedere. Il telefono è mosso da Android 9 e l'MIUI 9.1.1 e a far funzionare tutto abbiamo un Kirin 980, no? 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, in più è anche espandibile. La batteria, uno si chiederà, ma quanto consuma tutta sta roba, più il 5G, a cui arriviamo tra poco, la batteria è da 4200 mAh, quindi dovrebbe, si spera, permettere di arrivare a sera tranquillamente. Cosa abbiamo inoltre? Non finisce qui, perché abbiamo il 5G che è gestito principalmente dal Balong 5000, che è un coprocessore insieme al Kirin 980, che dovrebbe appunto servire a gestire tutta la mole di dati che dovrebbe arrivare col 5G. Ci ha fatto vedere uno speed test fatto a Roma e il telefono ha raggiunto, ha scaricato oltre 600 megabit ovviamente di dati. Cosa dire? Allora, il telefono è interessante, tra l'altro ecco una piccola appunto, ci hanno raccontato il fatto che c'è un sistema a vapore che aiuta a raffreddare il telefono nei momenti in cui viene praticamente, cioè nel momento in cui si usa molto il 5G, poi vabbè c'è anche uno schermo appunto molto grande che sicuramente aiuta a riscaldare il telefono. Sistema da vapore preso direttamente da alcuni notebook già di Huawei. Allora, tiriamo un attimo le conclusioni. Sono un po' rapido perché appunto la posizione è scomoda e l'ambiente è un po' rumoroso, però tiriamo le conclusioni. Il telefono costerà 1099 euro, è già preordinabile ora, in più se si preordina ti mandano pure delle cuffie Bluetooth Huawei. 1099 euro non è tanto, soprattutto pensando che abbiamo il 5G, è un top di gamma in tutti i sensi, schermo OLED, eccetera. Quello che mi lascia un pochino, l'unico difettino che mi sembra di dover notare è la dimensione del display, che è veramente tanto grande, con una mano è veramente difficile da utilizzare, io ho le mani molto grandi, e soprattutto il fatto che per questo prezzo mi sarei aspettato un QHD, magari non un Full HD, proprio perché se mi si parla di film o Netflix in 4K, 8K, non dico di avere uno schermo in 4K, però magari un QHD non ci sarebbe stato malissimo. Il telefono sarà disponibile a fine luglio, con questo vi saluto, per Notebook Italia è tutto, da Matteo Mancina, ciao!